Essere qui con voi oggi, sono grato a Beppe Grillo che conobbi da presidente di Greenpeace come il più serio e affidabile testimonial di Greenpeace medesima. Mi piacerebbe dare una mano a costruire un programma che salvi e faccia rinascere questo paese. È diventato un triste paese, è un paese nel quale si tratta con le mafie e si mandano al macello gli uomini dello Stato, i servitori veri del bene pubblico. È il paese dove Einaudi probabilmente si rivolta nella tomba, perché è il paese, come scrivevano i giornali ieri, delle bugie dette ad arte e dove si delibera senza conoscere, quando Einaudi si raccomandava di deliberare conoscendo ciò di cui si stesse parlando. Siamo il paese della spoliazione costante del bene comune, dell'interesse generale, e abbiamo anche un'assai povera cultura industriale. Siamo il paese dove quelli che dovevano essere gli imprenditori di punta hanno spinto, da 15 anni spingono per eliminare quelli che si definiscono i monopoli naturali sull'acqua, sull'energia, e per diventare loro monopolisti privati, dove si cambia il concetto comunitario corretto di liberalizzazione in privatizzazione a favore dei soliti noti, perché sembra che non sappiano fare il loro mestiere di intraprendere, per l'appunto. Siamo il paese che, forse unico al mondo, si è sognato nei decenni di mettere di fianco a Venezia, Porto Marghera, di mettere di fianco a Mantova, l'Enichem, a Priolo, di distruggere un grande patrimonio straordinario, archeologico. Siamo il paese, e voi lo sapete bene, che si immaginava di mettere una discarica di rifiuti di fianco a Villa Adriana, cioè abbiamo superato ogni possibile limite da questo punto di vista. Ed è ora di dire basta a questi signori, di uscire dalla rassegnazione. Dunque, da ambientalista con la barba bianca, mi farebbe piacere poter dare una mano. Allora, noi abbiamo un grande patrimonio, non è per ripetere sempre le solite cose, ma è vero che l'Italia è un paese unico. È una lingua di terra stretta, con poca superficie, che ha una biodiversità straordinaria, dalle Alpi fino al Mediterraneo. Abbiamo una natura straordinaria. Di qui sono passate tutte le civilizzazioni, di qui. Qui hanno lasciato segni. Abbiamo più del 60% del patrimonio culturale e dell'umanità, come censito dall'UNESCO, e l'abbiamo aggredito in ogni modo, con l'abusivismo, con la cementificazione, con i condoni, e ancora oggi qualcuno vorrebbe riproporre condoni dopo che abbiamo così gravemente cementificato, eroso un patrimonio unico. Ogni giorno migliaia, decine di migliaia di ettari diventano periferie squallide, vuote. È ora di rompere questo intreccio tra un'edilizia legata alla finanza e pervasa di criminalità organizzata che deve ripulire i soldi. Dobbiamo lavorare su questa, che è la più bella città del mondo e che deve essere tutelata, ma su questo concluderò. Abbiamo abbandonato le colline, le montagne, ci siamo lasciati andare ad un stile di vita consumistico, materialistico, sfrenato. Ben venga dunque la parola di Francesco I, che credo aiuterà a rimettere al loro posto i valori, i principi, la valenza etica a cui ci dobbiamo attenere. In questo consumismo sfrenato abbiamo dei primati particolari. Abbiamo 1,7 automobili ogni due persone e abbiamo i trasporti pubblici disastrati. Abbiamo miliardi di telefonini e non abbiamo le smart grid per l'elettricità da fonti rinnovabili e così via discorrendo. Abbiamo un dissesto idrogeologico che rischia e che genera morte ogni anno. Il cambiamento climatico aggraverà questa situazione e noi abbiamo favoleggiato, e ancora oggi favoleggiamo, di 7 miliardi di euro per il ponte sullo stretto, quando dovremmo investirli per curare le colline, le montagne, i fiumi, ripulirli dalle cementificazioni. Dobbiamo
Siamo il paese che si è persino permesso di parlare di nucleare e abbiamo la metà delle centrali, grazie al famoso decreto Marzano. Noi abbiamo il doppio delle centrali che ci servono. Abbiamo 150 gigawatt di potenza installata, ce ne servono 75. Bene, volevamo aggiungerci il nucleare. Abbiamo detto che dovevamo riempirci per diventare l'hub del gas, cioè una specie di mega stoccaggio di 12 rigassificatori. Adesso si sono resi conti tutto, a partire dalle merchant bank, che sarebbe stata una follia assoluta, che forse uno basta e avanza, tanto che quello di Livorno non sanno più a chi venderlo, perché quello l'hanno fatto. Avanti così non si va da nessuna parte. E allora tutto questo genera dei frutti marci. In pianura padana, non a Roma, anche se le cementificazioni verso la costa hanno tolto il Ponentino, ma in pianura padana si respira una delle quattro aree più fetide al mondo, lo dicono i satelliti ambientali. Abbiamo le acque appestate. In tema di rifiuti ci permettiamo ancora di immaginare delle emergenze fuori dalla logica europea. Noi siamo il paese che ha il 14,5% di procedure di infrazione in campo ambientale, nell'Europa a 27. Facciamo per 3,5 paesi, e ciò nonostante proseguiamo lungo queste strade. E allora ci dobbiamo interrogare su dove vogliamo andare a parare. Allora, certamente sentiamo tutti i giorni parlare di crescita. Allora dobbiamo interrogarci. Un paese come il nostro, su cosa deve crescere? Io sono figlio di operai e guai a chi tocca il lavoro. Ma dove può crescere questo paese? Forse ancora nel cemento, nel tondino, come si immaginava, come si immagina le grandi opere. Dobbiamo crescere per avere ancora più automobili? No, tra l'altro colui che è foraggiato coi soldi nostri per decenni le produce in Italia, adesso ha deciso che non è più neanche tempo di tenere qualche attività produttiva da noi, e questo non va permesso, perché quel signore almeno renda al paese ciò che dal paese ha avuto in termini di aiuti pubblici, se è un imprenditore. Detto questo, io, che diciamo tra le piccola confessione, io ho vissuto molto qua perché ero all'Enea in casaccia in tutti gli anni 80 e sono molto attaccato a Roma, ma detto questo, io ho due parole in mente, me le hanno insegnate anche i miei maestri nel corso del tempo. Su due cose si gioca il futuro di questo paese. La prima si chiama manutenzione, e non dobbiamo immaginare che manutenzione sia una funzione povera, inutile e marginale. Dobbiamo far manutenzione dal dissesto, e vuol dire usare dai satelliti fino alle più avanzate tecnologie per ripristinare equilibrio lungo i fiumi, in riva al mare, sulle colline, nei monti. Dobbiamo mettere in mano l'ambiente costruito. Tenete presente che a proposito di dissesto, noi ogni anno i morti li contiamo dal Piemonte alla Liguria fino alla Sicilia. Quindi stiamo parlando di costi altissimi, perché la vita umana viene prima di tutto, ed è il diritto delle donne e degli uomini di essere felici, come è stato detto qui più volte, va ribadito e deve ritornare centrale, perché siamo qui non per essere sfruttati, prosciugati o massacrati o resi tristi e rassegnati come ci capita di vedere. Parlo per mio figlio, parlo per i vostri figli, parlo per i figli in generale. Allora, dobbiamo mettere in mano l'ambiente costruito, basta cementificare, basta fare periferie in cartongesso con i soldi dell'unica cosa liquida che c'è in Italia, che è la criminalità organizzata. Mettere mano alla manutenzione, all'efficienza energetica dei centri storici. Questo vuol dire creare lavoro, lavoro qualificato, rimettere in moto le attività dell'artigianato, delle piccole imprese. Tutti i paesi in Europa lo stanno facendo, perché noi no? Mettere in mano al patrimonio turistico, al patrimonio artistico, alle infrastrutture, l'ho detto prima. Come possiamo
Noi che peraltro produciamo meno energia dal fotovoltaico della Germania, che dovrebbe avere un po' meno sole di noi, ma noi non abbiamo ancora le reti elettriche pronte ad accogliere questo contributo fondamentale, che sarà sempre più fondamentale per ridurre l'effetto serra e per combattere un cambiamento climatico irreversibile. In tema di rifiuti, siamo il paese dove c'è ancora qualcuno che in parte immagina le emergenze o continua a parlare di inceneritori, quando l'Unione Europea, e noi siamo nell'Unione Europea, ha deliberato con il Parlamento Europeo all'unanimità che nel 2020 vanno al bando gli inceneritori. Allora basta, bisogna fare la raccolta differenziata, porta a porta, recuperare le fabbriche dei materiali, rimettere in circolazione, e non stiamo parlando ancora una volta di povertà o marginalità. Tenete presente che uno dei programmi strategici dell'Unione Europea oggi si chiama efficienza nel recupero delle terre rare. Le terre rare sono fondamentali per le tecnologie dell'informatica, e il grande detentore di materie prime, terre rare al mondo, si chiama Cina, e l'Unione Europea dice dobbiamo reindustrializzare recuperando dai rifiuti elettrici ed elettronici la maggior quantità possibile di terre rare. Questo vuol dire non smaltire dei rifiuti, ma non produrli e andare al riciclaggio industriale. Dobbiamo mettere mano agli acquedotti, alle fognature, ai depuratori. La TAV... Io chiederei al signor Moretti, ma non gliel'ho sentito chiedere al Sacro Convento ad Assisi un anno fa, da parte addirittura degli industriali umbri. Lei vuole fare la TAV. Lei sa che ogni anno da Roma ad Assisi vanno 7 milioni di pellegrini, tutti in pullman? Non le sembrerebbe intelligente, anche redditizio, fare in modo che ci sia un buon treno da Roma a Perugia che possa portare un sacco di persone, che possa aiutare anche chi lavora e che tolga inquinamento dalle autostrade? Abbiamo una enorme potenzialità che non sfruttiamo, si chiamerebbero, e lo sapete da molti anni, le autostrade del mare. Quindi il concetto della manutenzione è fondamentale. Non piani di grandi opere, ma l'hanno detto poi tutti, anche nelle ultime campagne elettorali, recependo l'elaborazione ambientalista e anche di questo movimento, ma, se del caso, grandi piani di piccole e medie opere, perché questo serve a questo Paese per recuperare la qualità. Da ultimo, la seconda parola su cui vedere un futuro è la innovazione. Noi siamo stati studiati a lungo, anche dalle Nazioni Unite, io ricordo molto bene il mio maestro, il professor Colombo, presidente dell'Enea, che già negli anni Ottanta, per conto delle Nazioni Unite, analizzando il sistema Italia, diceva c'è una grande capacità nella cultura diffusa italiana e la capacità artigianale di volere vedere da parte dell'operatore il suo prodotto finito in modo unitario. E gli analisti delle Nazioni Unite dicevano l'Italia, assieme alla Cina, che ha questa grande propensione artigianale, poiché le future occupazioni hanno una forte caratteristica artigianale, pensiamo alle biotecnologie e all'informatica, potrebbero trarre grande giovamento da questa base culturale. E noi stiamo distruggendo la scuola, l'università, l'Enea non si sa che fine faccia, l'Agenzia per l'Ambiente non c'è più e hanno fatto una specie di contenitore ad estinzione che chiamano ISPRA. Abbiamo centinaia di ricercatori di grande qualità che non possono dare un contributo di conoscenza e di sviluppo a questo Paese. Abbiamo delle leadership che ci riconoscono nel mondo, dalla chimica delle sostanze organiche naturali alle nanotecnologie. Quindi investire in manutenzione, investire in ricerca e innovazione. E dove sono i soldi? In parte è già stato detto. Se noi veramente la cosa dei bombardieri è a mio avviso inconcepibile, anche perché non se ne comprende il senso, ma voglio dire che chi ha aiutato i cosiddetti mega imprenditori italiani a diventare monopolisti al posto di noi cittadini e delle nostre istituzioni sulle grandi risorse si chiama Cassa Depositi e Prestiti. La Cassa Depositi e Prestiti
a centinaia, è l'unica grande istituzione finanziaria che ha centinaia di miliardi di noi tutti, erano i depositi postali. E io chiedo a quei signori che senso abbia che investano quei soldi che sono nostri per aiutare i Benetton sulle autostrade, Romiti ed altri sugli aeroporti, per comprare inceneritori. Cioè stanno investendo i nostri soldi a favore di qualcuno e in cose che nessun mercato al mondo oggi accetterebbe come investimento. Allora la Cassa Depositi e Prestiti va costretta a finanziare grandi programmi, ripeto, di manutenzione e di innovazione. Di esempi ce ne sono a migliaia, dalla Germania, alla Francia, agli Stati Uniti, di paesi che investendo sull'innovazione stanno ritrovando fiato e respiro pure di fronte ad una crisi finanziaria così grave. Siamo qui e penso che siate qui per dare ognuno di noi il suo piccolo contributo a delineare questo progetto e a farlo camminare sulle nostre gambe. Buon lavoro e grazie a tutti. Grazie Walter Galappini, grazie mille. Grazie Walter.